diventare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. La storia del popolo di Israele e dell'antica alleanza, stabilita in cui negli ultimi tempi, è stata manifestata alle prigioni dello Spirito e avrà glorioso compimento alla fine dei secoli. Allora, infatti, come si legge nei Santi Padri, se giusti a partire da Adamo, dal giusto bene